Buonasera, altro appuntamento di Terra di Mezzo con i figli illustri della terra di Irpinia. Oggi abbiamo il piacere di essere ospiti in questo meraviglioso contesto che è Villa Barra. Sono in compagnia del professor Francesco Barra, già ordinario di storia moderna nell'Università degli Studi di Salerno. E tra poco colgo l'occasione, prima di ringraziare e presentare naturalmente il professor Barra, la copertina della seconda pubblicazione del Secondo volume. Dizionario biografico Irpino, a cura appunto del professor Francesco Barra, edito dalla società editrice Terebinto, altro immane lavoro del professor Francesco, con il quale oggi parleremo un po' del Mezzogiorno, parleremo della nostra terra e delle prospettive anche di questo Mezzogiorno, sia soprattutto dal punto di vista culturale. Innanzitutto, grazie di averci ospitato, la Grazie a te. prima cosa, grazie di cuore. Una sua breve biografia umana e professionale, professor Barra, brevissima. Brevissimo. Alla mia età non si può essere così brevi. No, Diciamo, sono 40 anni, 44 anni di insegnamento universitario, svolto sempre attività di ricerca e anche adesso continuo a svolgerla con l'intensità che mi è il consentita. suo cuore e la sua mente sono state sempre attente ad un problema, la questione meridionale, il Mezzogiorno d'Italia, la storia di questo travagliato Mezzogiorno e dei suoi figli. Sì, il Mezzogiorno d'Italia è inteso come grande regione non solo geografica, ma anche storica del contesto mediterraneo ed europeo. Quindi l'ho sempre vista in questo quadro molto ampio, geografico, territoriale, cronologico, tematico e chiaramente con attenzione particolare poi alla nostra piccola patria, l'Irpinia. Oggi si discute molto sotto il profilo culturale di una rilettura del Mezzogiorno. Ci sono autori famosi in questo periodo di tempo, no? Soprattutto che stiamo vivendo, che hanno riletto un po' tutta la questione meridionale, le espropriazioni che questo Mezzogiorno ha subito da parte, no? Dei poteri del Nord. Insomma, una rivisitazione della storia e uno sfatare alcuni luoghi comuni. Probabilmente, ma anche creandone degli altri, insomma, che il problema della storia del Mezzogiorno è stato sempre quello di individuare un nemico, un colpevole. E quindi il grande mito, il Mezzogiorno terra felice, paradiso in terra, abitato da diavoli, paese che avrebbe tutti i requisiti e le potenzialità per essere prospero, ricco, felice, un clima meraviglioso e via dicendo, che però è stato sempre rovinato da governanti oppressori, stranieri, gli spagnoli, poi i Borboni, poi i Savoia, eccetera, eccetera. E chiaramente è un mito giustificatorio, è un mito che coglie indubbiamente qualche aspetto inevitabile della storia, ma la travisa profondamente, insomma. Scusi la domanda, Cavour in tutto questo ha avuto un ruolo determinante, Sì e stando agli no, ultimi nel studi e ricerche che. senso che Cavour, no, è stato trascinato per i capelli a unificare il Mezzogiorno al resto d'Italia per evitare la conquista garibaldina. Se Garibaldi, come diceva appunto Cavour, si impadronisce del regno di Napoli, diventa il vero re d'Italia. Quindi lui è stato costretto da esigenze profondissime di politica interna e ancor più internazionale a scendere dal Mezzogiorno e a unificarlo in maniera del tutto affrettata, approssimativa e anche sotto aspetti, molti aspetti brutale, determinando quel grande fenomeno che in maniera improvvida
e approssimativa viene definito brigantaggio, insomma la più grande la guerra più grande. Del Risorgimento, che ha fatto più morti e danni di tutte le guerre del Risorgimento messe insieme. Insomma. Quanto il pensiero cattolico ha favorito l'evoluzione del Mezzogiorno e quanto l'ha frenata? Il pensiero cattolico, la presenza, la sua valutazione? Dobbiamo parlare di Chiesa, di, chiesa, sì. Di religiosità e di religione. E chiaramente il Mezzogiorno è stato sempre un paese fortemente impregnato di religione, sia dal paganesimo, dalle filosofie orientali e poi soprattutto dal cattolicesimo. Cattolicesimo che poi si è evoluto in varie forme, in varie epoche. Quindi una cosa è la cristianità medievale, altra è quella della Controriforma, altra ancora è quella dell'Ottocento, del Novecento, insomma. E questo influsso chiaramente ha avuto effetti profondissimi in ogni caso, insostituibili, ma di effetti diversificati e diversificanti, insomma. Non si può omologare in un'unica definizione, bisogna molto periodizzare, stratificare, analizzare. Parliamo un secondo diciamo, un piccolo accenno al ruolo che Avellino ha avuto nella storia del Mezzogiorno. Beh, Avellino ha avuto certamente non un ruolo determinante dal punto di vista della importanza specifica del luogo, però è stato sempre al centro dei grandi movimenti e fenomeni che hanno caratterizzato la storia meridionale, e questo essenzialmente perché si colloca geograficamente nel cuore del Mezzogiorno, in posizione baricentrica tra il versante tirrenico e quello adriatico, tra il nord e il sud, in una conca di snodo naturale tra Avellino, Napoli, Benevento, Melfi, la Puglia, eccetera. E quindi questo ha fatto sì che sempre all'antichità, al Medioevo, ancora nell'età moderna, Avellino si sia trovata coinvolta nel bene o nel male in tutti i grandi fenomeni, soprattutto bellici e politici e militari, che hanno riguardato il Mezzogiorno. I più grandi pensatori politici della terra d'Irpinia, qual è quello che è stato un po' il fulcro del suo interesse intellettuale più accentuato? Tra i tanti, Ce ne sono tantissimi, insomma. I nomi tutelari imprescindibili sono Mancini, De Santis, poi Carlo Del Balzo, Guido D'Orso e tanti altri. Quello che ha attirato di più, l'ha attirata proprio intellettualmente, c'è stato. Quello che io considero il mio maestro intellettuale è stato Giustino Fortunato. Ecco, parliamo di un Irpino, secondo. Semi-Irpino, ma un grande amico e conoscitore dell'Irpino. Quello che ha aperto più affine alle mie sensibilità, alle mie tematiche. È un uomo che ha conosciuto profondamente la realtà profonda del Mezzogiorno, che non a caso definì come un grande sfasciume idrogeologico proiettato verso il mare. E ha avuto una visione drammatica, veramente profonda, di quella che era la realtà meridionale, che ancora oggi sussiste in gran parte. Lei segue molto anche il Centro Dorso, è uno dei protagonisti, no, della vita del Dorso, insieme a tanti altri illustri amici dell'Irpinia. Oggi questo Centro Dorso, come dire, resiste a tante intemperie, forse anche a tante superficialità. Oggi sta vivendo una bella stagione. Parliamo un attimo del suo ruolo all'interno del Centro Dorso e come lo vede in proiezione il Centro Dorso. Ma il mio ruolo è senz'altro modesto. Ormai sono tutto un gruppo di giovani che animano le attività, le portano avanti. Il ruolo del Centro Dorso è stato sempre importante, innanzitutto come icona del pensiero meridionalistico in generale, e non solo di Dorso, come deposito di beni materiali intellettuali, archivi, biblioteche e via dicendo, quindi come messa a disposizione di un pubblico più vasto di giovani e di studiosi di questo grande patrimonio, e adesso con la auto non a caso grandi presidenti, soprattutto a cominciare da Rossidori, a Maccanico, adesso con il
presidente fioventino, ha avuto una nuova svolta, cioè nel senso sì. con aggancio a tematiche più specifiche, con la realtà presente del Mezzogiorno dell'Irpinia, con particolare riguardo alle tematiche giovanili, della formazione, del lavoro dei giovani. Senta, oggi cosa ama di più di questa terra, della terra di Irpinia? Cioè che si porta dentro, che appena pensa all'Irpinia no, si emoziona. Cosa ama di più di questa terra? Il verde, sicuramente il verde. Il verde dell'Irpinia, lì dove ancora sussiste, esiste faticosamente, agli uomini e alle giuventure naturali, è un verde unico, superiore senz'altro al pur famosissimo verde umbro. Senta, è un verde che si trova solamente, prendendo spunto dalla sua risposta di ora, come oggi va coniugata l'eredità culturale anche ambientale lo sviluppo industriale dell'Irpinia? È difficile, perché innanzitutto anche lo sviluppo industriale sta mostrando tutti i suoi limiti, innanzitutto dal punto di vista, diciamo, del consumo del suolo, dei fenomeni di inquinamento e via dicendo, ma anche proprio come il sistema industriale tradizionale in quanto tale, che a livello generale è in difficoltà e in crisi. L'Irpinia è essenzialmente una terra a forte vocazione agricola, anche se di un'agricoltura di un certo tipo. Chiaramente non è un'agricoltura intensiva, ma un'agricoltura che punta su eccellenze di tipo tradizionale e quasi uniche, come le nocciole, come il vino, come le castagne, però che chiaramente sono elementi trainanti, ma non sufficienti a uno sviluppo agricolo complessivo. Il nostro patrimonio archivistico, storico, culturale è ben tutelato? Una sua valutazione della nostra risorsa, come dire, storica nel suo complesso? È diversificato il discorso, perché chiaramente abbiamo un ottimo archivio di Stato, abbiamo la biblioteca e l'archivio di Montevergine, abbiamo appunto il centro d'Orso, però con l'unica esclusione dell'archivio vescovile di Ariano Lacedonia, siamo di fronte a un disastro complessivo. I comuni hanno distrutto tutto o quasi tutto. L'archivio del comune di Avellino è una catastrofe immane, da cui non si riesce a uscire. Siamo lontani dalle moderne tecnologie, no? Di consultazione, eccetera. Gli altri paesi parlano altri linguaggi. Siamo lontani, siamo inaccessibili, perché le tecnologie si possono applicare a quello che c'è. Ma se tu tieni un archivio in una discarica del Mercatone, con 1000 metri di sviluppo lineare, marciti, mangiare dai topi, eccetera, eccetera, che tecniche ci vuoi applicare lì? La prima tecnica è il salvataggio, poi tutto il resto viene dopo. Come vede la nostra città, quella di domani? Non lo so. Io non mi riconosco più nella città che io ho conosciuto da giovane, grosso modo, fino al terremoto dell'80. Non mi riconosco ci vivo solo con i piedi, devo dire la verità. Insomma, no. Ecco, se dovesse lanciare un messaggio. Spiritualmente mi è molto lontano. È molto lontano. Se dovesse lasciare anche dal punto di vista fisico, ambientale, estetico. Non le piace più nulla quasi di questa città. Se dovesse lanciare un messaggio agli avellinesi, agli irpini, per la nostra, relativamente al nostro territorio, al nostro ambiente, a questo riappropriarsi un po' della propria terra, cosa che sentirebbe di dire? Chiudiamo il servizio. È l'unico patrimonio, l'unica realtà che abbiamo e che possiamo e dobbiamo utilizzare e valorizzare. Innanzitutto per noi stessi, per darci un'identità, una fisica e spirituale, e poi anche perché effettivamente è un patrimonio materiale e immateriale che può produrre reddito e occupazione, al contrario di quello che si dice comunemente, che la cultura non dà da mangiare, non crea profitto, eccetera, eccetera.
È un patrimonio molto vasto, dall'archeologia a quello naturale, paesaggistico, ambientale, C'è storico. tutto da fare, insomma. Però non c'è, diciamo, non c'è una visione globale, Globale. complessiva, che metta ordine e sistema tutte queste varie cose che esistono, si sanno, in parte si sanno, in parte non si sanno, ma che però ognuno cammina o non cammina per conto suo in una disgregazione generale. Ultimissima domanda che sento di farle, è veramente l'ultima perché ne vorrei fare tante. Questa terra, secondo lei, onora i suoi figli illustri del passato e del presente? Ma dal punto di vista retorico, sì, Da punto di vista retorico, sì. formalmente, dal punto di vista sostanziale, l'ha dimenticati. Non c'è una strada intitolata ai Caracciolo ad Avellino, mi pare. No? È un esempio, è questo. Sì, ma se noi vediamo già la stessa toponomastica Ecco, avellinese, appunto, se questo è volevo un dire. quadro della perdita di memoria che ha vissuto e vive questa città, che è la cosa peggiore che un individuo, una collettività possa subire, che quando hai levato la memoria gli hai tolto tutto. E anche la toponomastica antica, che sopravvive praticamente, è storpiata. Amoretti è diventata Amoretta, che è poi è la forma dialettale. Dialettale. Il Vio Cupo, non si sa perché, è diventato Vio San Francesco, e C'è uno via stravolgimento. dicendo. Professore, I fiumi sono diventati tutti quanti torrenti, ormai nel linguaggio quest'opera, giornalistico. ecco, Dizionario biografico irpino, un'opera incredibile, di un lavoro Mostruosa. certosino, la riproponiamo. Vogliamo lasciare con un po' più di ottimismo chi ci ascolta? Ma questa in effetti è un'opera che nasce proiettata nel presente e nel futuro, perché innanzitutto è un'opera collettiva, ci tengo a sottolineare, ci sono Sì. almeno una Chi l'ha quarantina di aiutata? studiosi, è una quarantina di Una studiosi quarantina di che hanno collaborato, perché alcuni sono anche defunti tra l'altro, e che collaborano ancora a questa grandiosa opera generale di recupero, non retorico appunto Assolutamente. della memoria, ma attraverso la documentazione Facciamo vedere. originale. E chiaramente è un'opera che speriamo di portare a tempo, ma è estremamente ambiziosa, Noi le facciamo tanti sia auguri. dal punto di vista Io le auguro intellettuale che innanzitutto dal di punto di portarla vista bene a editoriale. termine, così Avellino sarà ancora più ricca e speriamo che coloro che domani leggeranno queste cose, così ne faranno buon uso e frutto. Auguri a lei, professore, grazie di Grazie, averci altrettanto. ospitato. Buonasera.